L'invenzione di arco e freccia trasformò l'Homo sapiens in un cacciatore efficiente. Oggi il tiro con l'arco sta tornando in voga nella comunità dei cacciatori. E lo si sta riclassificando come sport olimpico. Quindi se vi sentite moderni Robin Hood, questo è per voi. Gli archi di oggi non sono più arnesi primitivi. Lavorati con precisione calcolata, ci facilitano nell'eseguire il nostro tiro migliore. Per costruire un arco lungo vanno tagliate 6 strisce di legno di ciliegio, spesse poco più di mezzo centimetro per mezzo di una sega a nastro. Poi, con una levigatrice a nastro, le strisce vanno ripetutamente affinate su entrambi i lati, restringendole gradualmente all'estremità. Con la sega a nastro si intaglia l'impugnatura in un pezzo di legno. Viene spennellata della colla superadesiva su delle strisce di fibra di vetro e su quelle in legno di ciliegio. Il lavoro va svolto in fretta, perché la colla inizierà a asciugarsi in meno di un'ora. Ora le strisce vengono sovrapposte, quelle in fibra di vetro rafforzano le 6 strisce in legno incollate a ogni estremità. Questo procedimento è chiamato laminazione. Poi l'impugnatura di legno viene incollata alla laminazione in fibra di vetro e legno e ricoperta con del nastro adesivo da carrozzieri per proteggerla da graffi e sbavature di colla. Ora i laminati vengono posizionati su una forma di compensa chiamata forma d'arco. Un nastro riscaldante in acciaio, un tubo di gomma e un'altra forma di compensato vengono posizionati sopra i laminati. Vengono serrati insieme. Poi il tubo di gomma viene gonfiato con l'aria compressa. La pressione del tubo, abbinata al calore del nastro d'acciaio, modella il legno alla forma d'arco, mentre la colla si asciuga. Un'ora più tardi vengono rimossi i laminati, pressati e incollati in modo da avere più curve. Ora viene disegnata la forma d'arco sulla laminazione curvata, seguendo un modello in fibra di vetro. Con la sega a nastro, il legno viene intagliato lungo le linee appena disegnate. Ora si intaglia il pavimento. Si tratta della scanalatura dove si posa la freccia mentre l'arciere prende la mira. Poi va modificata l'impugnatura, lasciandola più larga al centro per comodità. Con una lima vanno creati dei piccoli incavi alle estremità dell'arco. Si tratta delle scanalature per le corde, che vi si avvolgeranno intorno. Per rafforzare le estremità, piccoli frammenti di fibra di vetro e corno d'alce vengono incollati sopra queste e sopra le scanalature. Si serrano in una morsa perché si fissino. Una volta asciutti, la fibra di vetro e il corno d'alce vengono limati per ricreare l'incavo della cocca e poi levigati. Ora viene incollato un altro pezzo di legno sopra l'impugnatura per migliorarne l'aspetto e l'effetto al tatto. Si serra il tutto mentre la colla agisce e 3 ore dopo lo si leviga. L'impugnatura va avvolta in un frammento di pelle e viene cucito con del filo di nylon definito tendine artificiale. In passato, infatti, si usavano i tendini degli animali. La pelle conferirà una migliore presa sull'arco. Con una penna a gel, l'artigiano scrive il numero di serie sul retro dell'arco, come anche il peso di trazione. Questo arco può sopportare circa 20 kg di pressione quando è in tensione. Questo è un impennatore per corda a fiamminga, un dispositivo in legno con dei perni. Un filo di nylon viene avvolto attorno ai perni. Ecco come va misurata la corda, deve essere sempre 10 cm più corta dell'arco. Si recide con un taglierino e la si copre di cera per facilitare il lavoro. La corda viene misurata. Poi 16 fili di nylon, 8 neri e 8 bianchi, vengono intrecciati creando un cappio a ogni estremità. La corda viene agganciata alle scanalature ed è ora di fare una prova. Mentre si piega l'arco, viene immagazzinata la forza. Quando si lascia l'arco, la forza spinge la freccia. Questa mela è spacciata